Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Lunedì 22 luglio, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro, Eduradio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con una mezz'ora d'aria, come la chiamiamo noi, anche durante quest'estate, questa lunga estate. E questi mesi sono stati dedicati un poco a, purtroppo, ad attenzionare in merito a una situazione che non è più considerabile un'emergenza. Lo dicono tutti, lo dicono i maggiori studiosi, lo dice la realtà. Parliamo purtroppo dei suicidi in carcere. Abbiamo superato i 50 tra persone ristrette e agenti penitenziari. E come vi stavo dicendo, in Italia tra giugno e luglio ci sono state tante maratone oratorie organizzate dalle camere penali locali proprio per attirare l'attenzione su questo problema, che considerarlo un'emergenza ormai è veramente restrittivo. Bisogna considerarla come purtroppo un'azione sistemica. Non vorremmo vederla in questo modo, ma in realtà lo è. E con Alessandro si parte proprio da qualche elemento, purtroppo legato alla realtà, alla cronaca, per fare una riflessione su questo problema che è sempre più importante ed è molto sentito da, soprattutto chiaramente, dalle persone che lo vivono in prima persona, dalle famiglie, da tutta la comunità e da tutto il tessuto sociale. Alessandro, ti passo la parola. Ciao a te Antonella e ciao a tutte e tutti. Hai ragione Antonella, non dobbiamo parlare di emergenza perché se una determinata situazione è reiterata nel tempo è più corretto parlare di sistematicità. E quindi non ci aiuta una dialettica allarmistica su questi temi, ci aiuta invece a ragionare pro futuro, ragionare con lungimiranza e non con decisioni politiche che servano solamente a tamponare la situazione, ad esempio possono essere l'amnistia o l'indulto, ma situazioni che siano ad ampio respiro e soprattutto lungimiranti nei confronti di una politica veramente rieducativa. Ecco che quindi in discussione alla Camera dei Deputati nelle scorse settimane c'è stato il DDL Giachetti, che è soprattutto sulla liberazione anticipata e che viene spinto da tutte le forze politiche. Al contrario invece il decreto carceri proposto da Nordio ancora non se ne attraccia di questo decreto. Ovviamente appena sarà pronto noi saremo pronti a leggerlo. Vi raccontiamo velocemente quelli che sono gli ultimi episodi che sono successi nelle carceri italiane. È successo a Viterbo qualche settimana fa della morte di un ragazzo di 32 anni, una morte che per ora ha cause naturali, se non contrariamente accertato. Da questa morte però è successa una rivolta all'interno del carcere Mamma Gialla di Viterbo, una rivolta che ha visto protagonisti alcuni detenuti che hanno dato fuoco ai materassi, che hanno sprangato le celle. E a seguito di questa rivolta, che è stata poi sedata con l'arrivo della polizia penitenziaria e anche della magistratura, tutta la polizia penitenziaria si è detta preoccupata per la mancanza di personale. Infatti ad oggi ci sono circa 7.000 detenuti in tutto il Lazio, reclusi in 14 istituti penitenziari, a fronte di una capienza di poco più di 5.000 unità. Solo nel carcere di Viterbo pensiamo che mancano almeno 90 agenti penitenziari e quindi la polizia penitenziaria in primis non riesce più a sostenere un carico di lavoro così importante e soprattutto così emotivamente stressante, e questo ovviamente ricade soprattutto sui detenuti. Inoltre un'altra situazione arriva dal carcere di Augusta, che si era reso protagonista purtroppo per situazioni negative già con due suicidi qualche settimana fa, e ora anche con il suicidio, o meglio la volontà di non proseguire la sua alimentazione, quella di Giulio Arena. Giulio Arena era un detenuto di 67 anni che da dicembre aveva iniziato lo sciopero della fame, sciopero che purtroppo ha portato a termine fino alla fine, nonostante i tentativi da parte sia degli educatori ma anche degli agenti penitenziari e della magistratura di sorveglianza. Giulio Arena voleva una revisione del processo che lui considerava ingiusto, perché la pena che gli era stata data era ingiusta nei confronti degli anni da scontare. Lui era un pianista e purtroppo, come scrive un agente di polizia penitenziaria, non potrà più suonare.
E infine l'ultima notizia che riguarda invece un agente penitenziario, anche qui parliamo di un ragazzo di 36 anni che prestava servizio come agente penitenziario a Roma e lui di origini calabresi, anche lui si è ucciso sparandosi all'interno della sua autovettura. Tutte queste situazioni ci devono far riflettere, innanzitutto ci devono far capire che il carcere come istituzione totale è un'istituzione che non funziona per i detenuti, non funziona per gli agenti penitenziari. E un altro dato che è sorprendente, oltre ovviamente al numero di suicidi, un altro dato è quello dell'età delle persone che scelgono di fare questo gesto. Molte volte sono ragazzi, sono persone che sono entrate in questo circuito da poco, anche questo agente era entrato da pochi mesi nel corpo dell'arma. Ecco, davanti a queste situazioni dobbiamo rifletterci e spingere per una politica sicuramente più lungimirante. Hai ragione Alessandro, la situazione è veramente complicata e bisogna sicuramente mettere in atto, diciamo, delle azioni che siano a diversi livelli, aperte, come si dice, multidisciplinari, delle azioni che non coinvolgano solo il carcere ma tutta la comunità, perché poi di fatto il carcere, ricordiamocelo, è sempre inserito in un contesto sociale che deve comunque prendersi le proprie responsabilità e fare la sua parte. E proprio parlando di come si possa in qualche modo fare la propria parte, parliamo un attimo di quello che sta succedendo, di quello che è successo nelle diverse piazze italiane, appunto le maratone oratorie. Da nord a sud le camere penali si sono attivate, coinvolgendo le tante realtà che conoscono il carcere, che sono attive all'interno delle carceri italiane. La società civile si è attivata attraverso le maratone oratorie organizzate in tante parti d'Italia dalle camere penali, e tra queste, nello specifico a Parma, vi portiamo la testimonianza di Katia Bondavalli, che è la sorella di una persona detenuta e che ha raccontato nel dettaglio tutte le difficoltà che ha avuto Marco Leandro Bondavalli, che rappresentano forse un po' le storture del sistema carcerario italiano, perché in realtà una persona malata in carcere non può essere curata. Le condizioni di salute sono attualmente ad uno stadio critico, è ricoverato in ospedale a causa di gravi patologie che richiedono cure continue e soprattutto specifiche, molto particolari, perché soffre Bondavalli di una sindrome che si chiama sindrome da dumping, causata da tutta una serie di interventi passati e da seri problemi renali. E in pochissimo tempo ha perso la vista, ha perso tantissimi chili ovviamente, quindi è in una situazione di estrema debolezza. La sindrome da dumping si manifesta quando lo stomaco si svuota troppo rapidamente e il cibo arriva velocemente all'intestino, provocando tutta una serie di problemi che potete immaginare: nausea, sensazione di pienezza, dissenteria, vomito, insomma una situazione molto difficile. E lasciamo però anche la parola a chi è stato nelle piazze in modo diverso, un po' come noi, e nello specifico Alessandro Bergonzoni. Infatti noi eravamo a Parma, lui era a Bologna. Alessandro, ti chiedo di leggere due parole di quello che è stato pubblicato sul Repubblica da Alessandro Bergonzoni stesso. Vedo pianure, fossi e fosse. Si dovrebbe riavvicinare la politica ai cittadini, specialmente quelli reclusi, pur se rei, in un luogo di tortura connivente a cui siamo assuefatti da sempre anche noi, adesso rei. Non una parola sugli sforzi che l'avvocatura, i volontari, le chiese, certi magistrati, mille associazioni fanno per dirci che quello che manca è un'anima politica. Ma può esistere un sole spento, un mare fermo, un naso senza narici? Messaggio ricevuto. Avanti un altro. C'è posto per tutti e per ogni migliore intenzione, escluso abolire la detenzione e investire i soldi nostri in tutto e per tutti, ma non per i cattivi, che non meritano case, alternative, lavoro, come i buoni. E che in più, di massima, non votano, però sono votati. Votati al sacrificio, causa vendetta, a cui ogni Stato al mondo li obbliga con l'alibi di una pena che pena non è. È dovere di sofferenza, mai diritto di conoscenza. Grazie Alessandro, adesso passiamo direttamente alla testimonianza di Katia Bondavalli. Ascoltiamolo insieme.
ringrazio intanto per chi mi ha invitato qua oggi. Io sono la sorella di un detenuto che attualmente ha gli arresti domiciliari. Io oggi sono qua per raccontare il tipico esempio dell'aspetto sanitario in carcere che non viene garantito al detenuto. Mio fratello non avrebbe neanche dovuto entrare in carcere, ma c'è entrato, nonostante tutte le incompatibilità che aveva. Il nostro è un calvario molto lungo, parliamo di 15 mesi di ospedale continui, e tuttora adesso lui non ha una prospettiva di vita alta, però per fortuna mio fratello adesso è a casa. Invece molta gente, i propri familiari, non ci può più parlare, non può più vederli, non può più... Io sono qua per denunciare che il carcere ad oggi ha una mancanza sanitaria molto alta, tanto alta. Non può curare certe cose, però nonostante tutto c'è chi ancora stende un velo e dice che queste cose, come mio fratello che ha delle patologie molto gravi, si possono curare in carcere. Il mio è stato un calvario molto lungo perché come familiare devi affrontare delle cose, delle istituzioni dove incontri dei muri, dove nessuno ti ascolta e devi combattere tutti i giorni per poter salvare una vita. Io ad oggi non posso dire che a mio fratello, forse per quel poco tempo che gli rimane da vivere, gliel'ho salvata. Sono riuscita con la mia costanza, la mia tenacia, l'aiuto del nostro avvocato e le battaglie continue a portarlo a casa. Oggi sono qua perché chiedo a chi è in grado di poterlo fare, quindi forze politiche, camere penali, combattete perché queste cose vengano cambiate, perché non possiamo vedere della gente prima di tutto entrare in carcere sana e uscirne malata. Io sono, e ve lo dico molto sinceramente, sono per la certezza della pena, perché se un detenuto sbaglia è giusto che paghi, ma non può pagare con la vita. L'assistenza sanitaria, e poi c'è un'altra cosa, ai detenuti viene tolta qualsiasi forma di dignità e di umanità. Gli viene tolto tutto, non vengono ascoltati, molto spesso vengono, lo dico perché la verità è successo a me, e mio fratello è così, vengono imbottiti di medicinali, purché stiano zitti, e danno medicine senza neanche sapere che tipo di patologie hanno. Mio fratello ha un'antibiotico resistenza e l'hanno riempito di antibiotici. E adesso ne ha uno che può fare, ma quello non gli salverebbe la vita comunque in un momento di crisi più totale, in uno shock settico, lui ha già fatto varie rianimazioni, c'è sempre saltato fuori, ma la prossima potrebbe non salvarsi. Perché? Perché c'è questa omertà nel dire che il carcere può curare le persone. Non è così. Non è così. Il mio pensiero va soprattutto ai familiari delle persone che i propri familiari non può più parlare, non può più vedere, non può più dirgli niente. Io ad oggi posso vederlo, non so per quanto tempo, ma posso vederlo. Quindi io ve lo chiedo a grande forza, ve lo chiedo con tutto il cuore che ho in mano oggi qua, che ero combattuta per venire, ma è giusto che voi lo sappiate. Combattete, combattete perché questa cosa cambi. Il detenuto deve avere rispetto e deve avere un'assistenza sanitaria che sia adeguata. Per ultima cosa, volevo anche dire che ringrazio soprattutto ad oggi chi mi ha sostenuto, che sono la garante dei detenuti di Parma, la Veronica Valenti, che mi è sempre stata vicino nelle mie battaglie, andando contro istituzioni che mi hanno sempre sbattuto contro, e io ho trovato un muro, ma io sono fatta così, combatto. Poi dopo ognuno è libero di fare quello che vuole, però
dobbiamo anche metterci nell'ottica che ci sono dei detenuti che hanno dei familiari come la mia famiglia, che non abbandona. Io, mio fratello, non l'ho mai abbandonato in nessun caso. Io ho passato 6 mesi che venivo tutti i giorni all'ospedale a Parma, tutti i giorni, con la forza e la tenacia di dire che questo non andava bene, finché dopo varie istanze, varie cose, sono riuscita a riportarmelo a casa. Ma ci sono detenuti che non hanno nessuno e sono abbandonati a se stessi. Non dobbiamo abbandonarli, dobbiamo cercare di aiutarli. Ma chiaramente, se non parte dall'alto, sono sincera, noi facciamo poco. Cioè, possiamo urlare, possiamo gridare, ma queste cose devono venire dalle nostre forze politiche, sicuramente dagli avvocati, perché io ho degli avvocati che mi hanno sostenuto fino all'ultimo e posso solo ringraziarli, però ve lo chiedo a gran voce, cerchiamo di fare qualcosa di serio, qualcosa che possa, anche perché l'ultima cosa che vi dico, mio fratello ha avuto anche dei momenti in cui era libero, abbiamo cercato da lavorare, ma a un detenuto chiudono la porta in faccia. Io personalmente sono andata a cercare da lavorare per mio fratello, addirittura ci sono state delle aziende che gli hanno fatto fare gli specifici esami, anche ci sono delle aziende che ci vuole delle sicurezze particolari. Quando hanno visto che era messo come messo, gli hanno chiuso le porte in faccia. Quindi il detenuto va rieducato e deve avere la possibilità di potersi reinserire nella società, perché anche chi ha una prospettiva di uscita fra 2 mesi, e poi ne abbiamo avuto anche dei, secondo me, degli esempi di persone che si sono suicidate per la paura di uscire, per affrontare il mondo fuori, perché non c'è niente, non c'è nessuno che li aiuta, è la cosa più brutta che possa vivere una persona. E poi si arriva a questi punti. E dopo aver ascoltato Katia Bondavalli nella maratona oratoria di Parma, adesso passiamo a buone notizie, concediamoci qualche buona notizia, perché la puntata di oggi è stata sicuramente impegnativa, abbiamo trattato temi tanto importanti. Ora le buone notizie di oggi ce le dà il nostro Ignazio De Francesco, che ci fa tornare il sorriso, che ci parlerà degli studenti universitari dal carcere nell'Università di Padova e soprattutto del progetto milanese contro le dipendenze. Ascoltiamolo. Benvenute e benvenuti a questo angolo della nostra trasmissione che a me piace ribattezzare La foresta che cresce. Buone notizie sono quelle proprio dal basso, dalla vita comune di tutti i giorni, dalla nostra vita, dalla vita anche in carcere. Sono piccole cose che possono passare inosservate rispetto alla politica, le guerre, le armi, tutte cose che dobbiamo ovviamente seguire con grande attenzione, ma che rischiano di oscurare appunto la foresta che cresce dalle piccole azioni di solidarietà, di fedeltà alla legalità, di educazione alla cittadinanza. E allora oggi voglio iniziare il mio piccolo spazio qui su Liberi Dentro, Eduradio e TV, parlando di studio in carcere e di quello che può accadere se una persona che si trova a subire una detenzione, anche una detenzione lunga, può fare attraverso i libri. E quindi parliamo dell'Università di Padova che ha lanciato nella primavera di quest'anno il progetto Università in Carcere, un progetto che, lo ricordiamo, è nato nel 2003, quando l'Università di Padova, che tra l'altro è nelle classifiche una delle migliori università italiane, sottoscrisse con il Ministero della Giustizia un protocollo d'intesa per portare la formazione universitaria in ambito penitenziario. Oggi sono 59 gli studenti universitari detenuti a Padova. E in una occasione di incontro che è stata fatta nell'auditorium dell'università, la rettrice dell'università ha affermato, ha detto così: siete tra gli studenti che più ci emozionano, siamo un'università generalista e questo si rispecchia anche in carcere, dove gli studenti sono iscritti ai corsi più svariati, da giurisprudenza, economia e storia.
Crediamo molto in questo progetto, per cui si ringrazia l'amministrazione del carcere, i tutor e i docenti che curano il progetto. E quindi è lo studio, come noi sappiamo benissimo, anche la nostra casa circondariale della Dozza, le case circondariali della regione che seguono il nostro programma, lo studio è veramente un luogo di possibile riscatto a partire proprio dal carcere, che sembrerebbe l'ultima spiaggia della vita sociale. Tra queste eccellenze di studenti appunto che sono emersi attraverso l'Università di Padova dal carcere ci sono Benedetto Aglia e Nicola Piazza, che studiano il primo giurisprudenza, il secondo storia, e dicono, ha spiegato Aglia, in carcere il tempo può diventare un nemico. Iscrivendomi all'università l'ho trasformato in una risorsa. Prima non ho mai studiato di mia spontanea volontà, preferivo imparare a modo mio, poi nella vita ho commesso degli errori, ma ora ho il tempo per rimediare. Rimpiango quando mia nonna da piccolo mi seguiva per casa con i libri per farmi studiare. Anche Nicola Piazza, che è intervenuto a questo incontro nell'aula magna, nell'auditorium dell'università, racconta come fare i conti con il tempo che in carcere sia difficile. Sapere che davanti a te ci sono anni e anni di reclusione può creare ansia, si rischia di perdere tempo. Reclusi tra quattro mura è una grata. Lo studio abbatte questi muri perché ci trasforma in una risorsa per la società. Queste sono parole veramente straordinarie che mostrano come il carcere può, attraverso lo studio, aprirsi a una nuova libertà. Continuo questo articolo, appunto, che prendiamo come altre volte per questa rubrica dal bel sito buonenotizie.it, che ci dice che nell'ultimo anno accademico ci sono state 16 nuove immatricolazioni in carcere. Due detenuti hanno portato a termine il loro percorso di studi in modo eccellente. Uno di questi, pensate, un ex post della Camorra, che dopo due lauree e un master si è laureato per la terza volta in sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale. Io ne ho conosciuti anche così alla Dozza, che hanno fatto due o tre lauree in una detenzione molto, che si è protratta molto a lungo, ma hanno saputo sfruttare il tempo. Ma tra gli ospiti di questa giornata che si è svolta all'Università di Padova ne spicca uno in modo particolare, un ex detenuto, Elton Calica, che oggi è ricercatore in università. Dice così nell'intervista concessa al giornalista di buonenotizie.it: sono stato il primo a laurearmi in carcere nel 2007. Ero iscritto all'università prima di entrare in carcere, ma ho dovuto attendere 5 anni prima di poter riprendere i libri. Oggi sono ricercatore in criminologia per l'Università di Padova. Ecco, questo può accadere in carcere, quindi davvero l'invito mio, ma l'invito nostro, di tutta la redazione, voi sapete quanto siamo impegnati sul fronte degli studi, è: prendete i libri in mano. Per quelli che non sanno l'italiano, imparate l'italiano, in pochi mesi si può fare. Fate la scuola interna, la scuola primaria, poi la secondaria dove c'è, e poi iscrivetevi all'università, cioè preparate la vostra libertà attraverso i libri. Abbiamo ancora qualche minuto per una buona notizia e vorrei parlarvi allora di promozione umana. Anche questo sempre fa parte delle storie che noi ricaviamo dal sito Buone Notizie. Promozione umana fondata nel 79 da Don Gioacchino Pezzoli, noto come Don Chino, nell'Interland milanese, rappresenta un faro di speranza per chi combatte contro le dipendenze. Questa fondazione, attiva da oltre 3 decenni, non è solo un'organizzazione che assiste chi è caduto nel tunnel della tossicodipendenza, ma un vero e proprio spazio dedicato alla rinascita e al riscatto personale, offrendo un supporto fondamentale
per il recupero dell'autostima e della dignità individuale. La Fondazione opera attraverso una rete di 12 comunità e 8 centri di ascolto dislocati in tutta Italia, assistendo più di 400 persone. Il suo approccio si basa sui principi di comprensione, accoglienza e lavoro, fornendo aiuto a chi vive momenti di fragilità e difficoltà. Pensate che spesso accade che queste persone fragili, in difficoltà, noi le incontriamo nei sottopassaggi alla stazione dei treni. Sappiamo che vengono a chiedere l'euro, ecco, e cosa si fa con quell'euro, e con il giro dello spaccio, del consumo di droga. Sembrano persone ormai giunte all'ultimo stadio, con cui non si può più far nulla. Ebbene, delle iniziative come questa, che ci vengono da Milano, ci dice che si può ripartire proprio da lì, quando le persone fragili, in difficoltà, travolte dalle dipendenze, incontrano un contesto che le aiuta a rimettersi in piedi. Ciò che avviene durante il percorso di recupero, continuo ancora seguendo l'articolo del sito buonenotizie.it, richiama l'arte giapponese del Kintsugi, dove i vasi rotti, una volta riparati e impreziositi con l'oro, diventano ancora più preziosi. Questa metafora riflette la filosofia della Fondazione. Attraverso la riparazione delle proprie crepe, le persone possono ritrovare il loro valore e risplendere nuovamente. Un esempio concreto di questa trasformazione è la storia di Antonello, che da giovane viveva una vita apparentemente senza mancanze, fino a quando non è caduto nella dipendenza. La comunità di promozione umana gli ha permesso di riscoprirsi, affrontare i propri difetti e valorizzare le proprie qualità. Oggi Antonello non solo ha ritrovato se stesso, ma si dedica anche a sostenere altri ragazzi nel loro cammino di guarigione, coordinando due strutture della Fondazione, e così io ne conosco tanti, ragazzi che erano stati nella droga e adesso sono responsabili di comunità che aiutano altri come loro a rimettere insieme i cocci. E come dice la filosofia della Fondazione, ripresa da questo slogan giapponese, quando si mettono insieme i cocci e si aggiustano bene, il vaso è più prezioso di prima. E rieccoci, ma questa volta solo per salutarci e per ricordarvi che ci vediamo domani, stesse reti e stessi orari, e che soprattutto vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo soprattutto le persone ristrette dalle case circondariali dell'Emilia Romagna e tutti coloro che ovviamente da fuori si sono sintonizzati per stare con noi. Un saluto da me, che sono Antonella, da Alessandro, Enea, Sofia e Maria Cristina. Ciao, a domani!